Bene. Non credo, credo che questo si inserisca in una chitarra. No, in una chitarra. Bene. Signore e signori, avete sentito chitarra, quindi un altro momento musicale è il momento della bionda Emanuele Colombi. Sì, me la svegliate, non dovete svegliarmi, non dovete svegliarmela, non dovete svegliarmela. È di là che mi aspetta. Ma veramente, cioè, non sono un figone, no? A me non capita di continuo queste cose, questa è un'occasione che non mi voglio bruciare. Uno si prepara tutta la vita a queste cose, ma ci sono i ragazzi a cui succede di continuo, a me non succede di continuo, no? Uno va a una festa, si mette un po' in terricino, un po' a rimorchio, no? No? E no, uno va lì, si mette un po' in tiro, fa un po' il fighetto, poi va e beve un po', poi beve un altro po', poi beve un altro po' e poi pensa, no, adesso comincio a provarci un po' con qualche tizio, e poi beve un altro po', e poi eventualmente dopo aver bevuto ancora un altro po' comincia a provarci, infatti a me non va sempre molto bene da questo punto di vista, ma ieri sera... è andata molto bene, non mi ricordo che faccia abbia, non mi ricordo che nome abbia, però ci sono riuscito, di là che mi aspetta, quindi oggi la sveglio e le canto una canzone. Così sigillo il nostro amore. E magari questa volta non scappano. Non ti ho parlato subito perché in realtà non avevo fatto caso al fatto che ci fossi anche tu quando sono arrivato alla festa di Albi ieri sera. E che a fianco a te c'era quella tua amica bionda con le tette giganti, quindi in realtà io non avevo anche occhi granché peraltro. Pensato e ho realizzato che era davvero buona, forse eccessivamente, e che quindi lei era troppa roba per me, ma tu no. Calcolai la probabilità di portarmela a casa e vidi che era solo dello 0,00000023%. Ma oggi, svegliandomi, ti guardo e penso: la scelta giusta, invece di farlo spavaldo, ne ho preso una alla mia portata. E sei solo relativamente brutta, relativamente brutta. La metà della tua amica, però non sei repellente, non sono il tizio che va a rimorchiare eccessi a caso, un minimo di standard. Non sono molto arti, lo so, però non sarei capace di provarne con una che è completamente inguardabile. Forse sì. A competere con i ragazzi che sono più belli, intelligenti e ricchi di me per la più bella della festa. Preferisco
andare sul sicuro e accontentarmi della settima ottava in classifica, che sono ancora abbastanza ragionevoli, anche se a volte un po' delose. Ma oggi, svegliandomi, mi guardo e penso che se ho fatto la scelta giusta, invece di farlo spavaldo, ne scelta una alla mia portata. Sei solo relativamente brutta, relativamente brutta. Di vedere quante parole riesco a farci stare, come si dice, inserire in una sola strofa di questa canzone, in modo da creare un effetto estremamente divertente, anche se potrebbe darmi un po' di mal di testa. Beh, dai, non male, però mi sa che questa volta ho veramente esaurito le parole da dire e non ho più niente, insomma, la 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 la. La 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 la, mi sa che sarà ora di finirla. La la la. Pertanto la ma oggi, svegliandomi, ti guardo e penso, se ho fatto la scelta giusta, invece di farlo spavaldo, ne ho scelto una alla mia portata. Sei solo relativamente brutta e relativamente brutta. Tutti insieme. E sei solo relativamente brutta e relativamente. Giocondo, Daniele, il batterista, Tommaso Zamboni e lo stratosferico Ricky Belushi. Sei l'unico col nome tedesco, ma vai via. Oh.